Bentornati amici sul canale di Generazione Stilografica. Oggi andremo a ridare un po' di dignità a una penna discussa, a una penna criticata, a una penna che non piace a molti. La Noodlers, questa è la versione Conrad, condivide con la Acab il pennino, un pennino in acciaio, flessibile, anzi elastico. Questa è la versione Antibet, quindi non ha la sferetta di iridio in punta e si ottiene probabilmente un tratto più sottile. La versione Conrad ha il caricamento a stantuffo, quindi si smonta il nottolino posteriore ed è possibile far muovere il meccanismo dello stantuffo per andare ad aspirare l'inchiostro. Una penna che puzza, perché è realizzata in resina naturale. Adesso non entro nei dettagli, però comunque probabilmente questa penna tra 50 anni non ci sarà più, non so, perché la natura avrà fatto il suo corso e quindi lei si sarà decomposta. Puzza tanto? No, dopo 2-3 anni che la utilizzate o vi abituate o probabilmente non avvertite più, non si avverte più l'odore. Una penna che a me piace molto, che utilizzo spesso, utilizzo anche per biglietti d'auguri, per utilizzare inchiostri shimmering, quindi con delle pagliuzze. Utilizzo questa penna perché è semplice da smontare, semplice da pulire, la manutenzione si fa in pochi attimi. Mi preparo prima, questa penna è caricata con il Diamine Majestic Blue, un bel blu, mi piace molto, molto saturo, molto coprente, lubrificato al punto giusto. Continuità di flusso dipende, a mio avviso, dall'inchiostro che si va ad utilizzare con la penna. Vediamo di metterci in favore di camera. Perfetto. Allora abbiamo la Noodlers. Conrad. Questo dovrebbe essere 25 dicembre, la colorazione. Ma vado a memoria. Ok. Il tratto com'è? Fine, nel caso senza pressione è fine. La variazione di tratto com'è? Anzi, andiamo a vedere il flusso com'è. Siamo su carta Favini, schizza e strappa. Andiamo a vedere adesso la variazione di tratto, quindi partiamo da senza pressione, con un po' più di pressione, più pressione, più pressione, più pressione, più pressione. Direi che siamo arrivati. Un fenomeno che si verifica su Favini e si verifica spesso su carte non perfettamente lavorate con questa penna, soprattutto col fatto che non ha la finitura in iridio in punta, si verifica una specie di spiumaggio ai bordi, in parte dato dal pennino che va leggermente a graffiare la superficie della carta, in parte data anche dall'abbondanza dell'inchiostro che scende. Questo fenomeno si verifica molto di rado invece su carta rodia, che è più spessa rispetto a Favini e probabilmente un trattamento superficiale più raffinato. Variazione di tratto c'è. Non c'è nulla da dire. Vediamo sul... anzi, portiamoci qua. Io ovviamente vado da destra verso sinistra, quindi mi metto
Andiamo a vedere come si comporta se abbiamo un'interruzione di flusso. L'interruzione di flusso non c'è. Adesso qui c'è stata, ma perché sono passato sopra la linea e ho sollevato la punta. Riproviamo. Comincio a essere un po' affaticato più io della penna. Ecco, eccoci qua. Allora, vari salti di tratto non ne vedo. Dopodiché, tutto è possibile, non entro nelle esperienze di altre persone che potrebbero aver avuto delle interruzioni, dei binari. A mio avviso, azzeccato l'inchiostro giusto, azzeccato la carta giusta, tutto va a posto. È una cosa che ci diciamo spesso, vale più per alcune stilografiche, a mio avviso, rispetto ad altre. Dopodiché, questi sono pareri personali. Come scrive? Scrive bene, deve essere un attimo governata. La pressione per ottenere la variazione di tratto, è superiore a quella di una pena vintage, perché per ottenere una variazione di tratto bisogna esercitare una certa pressione. Andiamo a vedere. Eccoci qua. Scrive, sì, scrive. Il caricamento non è stato effettuato per intenzione, ma questa la sto utilizzando da circa una decina di giorni. Infatti l'inchiostro è, adesso qui non si vede però. Vediamo. È circa a metà del serbatoio, di questa parte qui del serbatoio. Scrive bene. Per la manutenzione, lo smontaggio è semplice perché zoomiamo fuori un attimo che così riusciamo a vederlo meglio. Eccoci qui. La manutenzione è semplice perché si va a sfilare il pennino con l'alimentatore ed è dentro ad incastro. Sull'unità scrivente c'è una sezione dove si incastra il pennino, quindi ruotando il gruppo alimentatore e il gruppo pennino per il reinserimento, dopo si trova il binario corretto. Il pennino costava fino a qualche mese fa tra l'euro e l'euro e 20, quindi anche se si rompe non è un dramma. Per andare a smontare invece il meccanismo del pistone, si svita in ottolino e poi si prende nella parte dove c'è della filettatura per il nottolino, si gira. E si va a svitare, qui c'è praticamente, potete vederlo, c'è un filetto, eccolo qui, e si va a estrarre tutto quanto l'unità del pistone. Per cui molto semplice per effettuare anche una pulizia approfondita della penna. A me piace personalmente. Vediamo. Ma che nei tratti di risalita è scorrevole di lato pure, precisissima nel tratto no, forse conosciamo qualcosa di meglio, però dopo dipende anche dalla carta. Andiamo a provarla su Rodia, se trovo un blocco qui a portata di mano. Eccolo qua. Siamo inquadrati, sì. Andiamo a zoomare un attimo, che così riusciamo ad apprezzare meglio. Ovviamente su
carta rodi, il pennino scorre molto meglio. Scorre molto meglio e andiamo a vedere se quel fenomeno che avevamo verificato su Favini, su carta Favini, si presenta anche qui, ma come potete vedere, in questo caso non dà alcun segno. Scrivere la vas nib, andiamo a provare subito, non lo so. No, direi che scrive ma si impunta. Oltretutto, questa essendo la versione liscia, quindi senza finitura in punta, si impunta ancora di più. Questo pennino senza la finitura viene da alcuni, può anche essere limato per ottenere uno stub flessibile e cose simili. Io non l'ho mai provato, quindi non so come si faccia. Magari mi eserciterò su qualche pennino che ho che mi dà qualche problema. Una penna che a me piace comunque perché con una piccola spesa si ottiene un gran risultato dal punto di vista della variazione del tratto. Vediamo. Giusto per avere un confronto. Da dove si parte a dove si può arrivare. Bene, cari amici, questa recensione sulla Noodlers Conrad è finita. Vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto, mettete un like. E se volete, iscrivetevi al canale per essere avvisati di nuovi video. Grazie a tutti e buona serata.